Allora, ragazzi, ciao a tutti. Sono in casa sul divano. Quindi oggi avrei dovuto fare un allenamento lungo, 150 minuti in bicicletta, ma ho deciso di fare riposo perché ho un dolore alla sciatica, probabilmente, non lo so, insomma, al gluteo destro. E stamattina sono andato a farmi manipolare da un'osteopata molto brava e mi ha consigliato di non allenarmi. Domani dovrei riposare, quindi bene, mi prendo 2 giorni di riposo e vediamo come va. Il tema di questo video però non è la mia condizione fisica o il divano di casa mia. Il tema è YouTube. Perché mi chiedo fare titoli sensazionalistici, mettere delle thumbnail spettacolari dove poi magari quel frame nemmeno c'è all'interno del video, solo per avere più follower, solo per avere più mi piace. Capisco che dietro YouTube ci siano delle professioni, ci siano delle persone che guadagnano soldi, vivono di video su YouTube. Credo che la maggior parte dei video che vengono caricati su YouTube non sono di questo tipo, non sono video professionali, sono video di persone come me che fanno il loro video e insomma ci tengono a condividerlo. E soprattutto parlo di me, YouTube è diventato un modo per avere memoria di quello che sostanzialmente io ho fatto e faccio. Quindi è un po' un archivio per quanto mi riguarda, quindi mi diverto a montare i video con ovviamente una qualità di dubbia, quantomeno, nel senso che non sono un videomaker, non sono un addetto al montaggio video. E comunque credetemi, richiede molto tempo montare i video. Questo in particolare penso che taglierò i due pezzettini iniziali dove si vede che mi siedo sul divano e poi mi alzo per spegnere la telecamera, ma oltre a questo penso che non farò nessun tipo di editing. Per cui, così com'è, buona la prima, lo carico e spero che mi vogliate perdonare se la qualità è ancora peggiore dei video che pubblico di solito. Quindi dicevo, richiede del tempo. Va bene, io lo faccio con passione e lo faccio per divertimento. Mi piace caricare i miei video così avrò memoria e avrò la possibilità di rivedere ogni qualvolta vorrò i miei video. Per cui non capisco davvero queste persone che hanno altri scopi, evidentemente, ma non riesco a capirli. Aiutatemi magari voi nei commenti a capire perché mettere un titolo sensazionale, non lo so, del tipo lascio YouTube, non iscrivetevi al mio canale, YouTube fa schifo, cioè tutti questi titoli sensazionalistici per un video poi magari come il mio, dove semplicemente dico, guarda, lo scopo dei miei video è quello di avere, ripeto ancora una volta, storia, quindi la possibilità di rivedere i miei video e ricordarmi quello che ho fatto e condividerli con qualcuno che abbia voglia di vederli, perché magari abita in città e non può vedere tutti i giorni, come ho la grande fortuna di avere io, non può vedere i boschi, le montagne, il lago, e quindi magari si diverte a guardare i video che faccio io, sghignazzando per le dubbie doti discesistiche, per esempio in bicicletta, e comunque vede un po' di verde, vede un po' di natura, magari scopre degli itinerari, guardando il mio profilo Garmin Connect o Strava. E può venire a ripercorrere questi itinerari se gli sono piaciuti. Magari guardando il video dice: no, questo percorso non mi piace, non è adatto alle mie capacità, non è adatto a quello che è la mia bicicletta, per esempio, o le mie capacità a livello di corsa in montagna o di passeggiata, e quindi non andrà mai a farlo. E lo sa grazie magari al mio video. Quindi questo è lo scopo del mio canale. Detto questo, è chiaro che fa sempre piacere, perché in tutti i video c'è sempre mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, scrivete i commenti, condividete il video, perché è chiaro che
avere tante visualizzazioni, avere tanti mi piace, avere tanti iscritti fa sempre piacere, vuol dire che i video sono piaciuti, che sono utili a qualcuno, sia per svago, sia perché rivedono i percorsi, quello che è, perché passano il tempo. Comunque sono utili e questo dà sempre la carica, come dico sempre nei miei video, spesso nei miei video, per creare nuovi contenuti. Quindi, per quanto mi riguarda, no ai titoli sensazionalistici, magari, non lo so, li metterò anch'io più avanti, chi lo sa, nella vita mai dire mai. Oggi mi sento di dire questo, niente titoli strani, sensazionali, particolari, eccetera. Sì, ai video tranquilli, normali, io sono quello che sono. E vi prego davvero, mettete nei commenti le vostre opinioni. Mi piacerebbe che venisse fuori un dibattito su questa cosa, perché è importante capire anche i punti di vista degli altri. Io vi ho detto quello che è il mio punto di vista, se avete voglia scrivete nei commenti il vostro. Grazie per l'attenzione. Ciao!